Federica Simone dai microfoni di Mediaset Radio, The Voice of the Hospitality, la prima web radio e TV dedicata all'hospitality e il travel. Vi parlo da Parma all'Assemblea 72esima Assemblea Nazionale di Federalberghi e iniziamo questa nostra intervista con l'extra alberghiero e infatti sono in compagnia del Marco Coppola, presidente, e Maurizio Papa, vicepresidente di Federalberghi Extra. Dico bene, presidente? Dice benissimo, piacere di essere qui con voi e partecipare a questa intervista. Presidenti, mi rivolgo ad entrambi, avete appena concluso insomma, la chiacchierata con i vostri federati, questo settore dell'extra alberghiero che si sta sempre più professionalizzando, che è cresciuto diciamo, a macchia di leopardo in questi anni. Presidente, una sintesi sulla fotografia attuale post-Covid. Beh, sicuramente abbiamo avuto degli ottimi ritorni in questo 2022, sebbene il 20 e 21 sono stati anche per l'extra alberghiero un periodo drammatico. Diceva bene a macchia leopardo, io lo dico per il discorso della stagionalità, ci sono stati territori che hanno comunque tenuto bene, altri malissimo, tipo le città d'arte, però guardiamo al futuro con ottimismo. Questo momento, questa assemblea è stato molto importante, abbiamo avuto una buona partecipazione in cui ci siamo confrontati come sempre. L'assemblea è sempre la casa, no, per gli associati e questo sindacato giovane, perché comunque questo è il terzo anno di presidenza, è un momento per andare a trovare i nuovi trend che nascono, perché siamo, come detto bene lei, l'extra alberghiero rispetto all'albergo è meno tradizionale, quindi anche quello un po' più innovativo. E quindi ci sono l'idea che al prossimo seminario di organizzarlo proprio sul branding di qual è il prossimo trend del mondo extraalberghiero, perché anche questa parola extraalberghiero, che è molto facile per noi tecnici, noi che siamo associati, un po' meno facile per il pubblico, no? Che magari identifica più gli appartamenti, le case vacanze o campeggi e quant'altro. Benissimo. Dottor Papa, le città d'arte sono state citate, le faccio una domanda forse un po' scomoda, ma l'extra recettività nelle città d'arte poteva fare qualche cosa, tipo la comunicazione per esempio? Sì, quello senza dubbio si poteva estendere, fare una comunicazione un po' più appropriata, più che ha peccato un po', ecco. Secondo lei quali sono le considerazioni, i consigli che lei dà agli imprenditori? Perché ce ne sono tanti imprenditori ormai nell'extra alberghiero. Allora, gli imprenditori sono tanti. È chiaro che io per imprenditore intendo chi gestisce con partita IVA. Quello è un segnale che io do a tutti, è di cercare di procedere, di operare con legalità. Cioè la partita IVA ormai è importante, e io sono un piccolo imprenditore e non le nascondo che sono andato avanti in questi anni di pandemia grazie alla partita IVA. Se io non avessi avuto la partita IVA sarei fallito. Eh sì, perché abbiamo scoperto all'inizio della pandemia che c'erano tanti extra bed and breakfast per esempio a codice fiscale, che sembrava quasi questo sconosciuto, no? Infatti grazie anche al governo, ma grazie a Federalberghi, alla pressione di Federalberghi siamo riusciti a ottenere crediti d'imposta e si è avuto diciamo, sugli affitti il 60%. Ne cito una, la convenzione, il credito d'imposta del 60%, la convenzione fatta con le Poste ci ha aiutato a recuperare il 60% e cederlo alle Poste. E questi sono stati dei grossi passavanti e ci hanno aiutato a sopravvivere. L'occupazione nelle città d'arte sta andando benissimo, le tariffe sono schizzate a dei livelli che non vedevamo da molto tempo, ma Presidente, quali novità e quale richiesta fa le istituzioni? Beh, sicuramente, voglio usare un aneddoto, una rondine non fa primavera, nel senso sì, abbiamo visto queste belle tariffe, questa bella occupazione dal mese di aprile, non ci possiamo dimenticare i primi tre mesi dell'anno, ma un 2020-2021 con meno 70% nelle città d'arte, quindi in un mese non recuperiamo il perduto. Per le istituzioni cosa chiedere? Se chiedere quello che stiamo chiedendo da tanti anni, stesse regole, stesso mercato, quindi la legalità è importantissima per evitare che adesso con il ritorno della bella stagione ritorna anche l'abusivismo. Lo so che è un tema forse straparlato, però è giusto citarlo, perché coloro che si muovono fuori dai confini della legalità purtroppo creano un doping
per noi che cerchiamo di lavorare in modo corretto, e tra tassa di soggiorno, tra 2 anni appunto che ne abbiamo incassato poco, sul più bello della ripartenza, ritrovare, rispuntare una concorrenza illegale non aiuta al morale sicuramente. Allora, con questa bella pagina sull'extra alberghiero, da Mediaset Radio, The Voice of the Hospitality and Travel, la prima web radio e TV dedicata al turismo e al travel, vi saluta Erika Simone e dall'assemblea di Federalberghi è tutto, e ci vediamo alla prossima intervista.